sindaco di Milano Lavoro. Sono il sindaco di Milano Lavoro. Volevo indicare una strada anch'io, come ha fatto altro. Sul territorio tra Milano Lavoro, Sardara e San Luis ci sono 13 pale da mini eolico. 9 di queste pale sono sotto sequestro dal novembre del 2014. Il processo penale per queste pale, una volta che sono state sequestrate per vari tipi di abusi, il processo penale dovrebbe iniziare nel dicembre del 2015. La prima udienza è stata rinviata alla primavera del 2016. Nel 2016 è stata rinviata all'autunno del 2016. Nel 2016, in quell'occasione, la prima udienza di questo processo penale è stata rinviata al 26 aprile scorso. Il 26 aprile scorso la prima udienza di questo processo penale è stata rinviata a questo mese di settembre. Quindi forse questo processo penale, che dovrebbe iniziare alla fine del 2015, inizierà alla fine del 2017. Non c'è da stupirsi che la difesa degli speculatori punti alla prescrizione. Io sono sindaco del giugno dell'anno scorso, visto l'andazzo, prima dell'inizio di quest'estate abbiamo deciso di percorrere una strada diversa. Ci siamo messi nelle mani di un avvocato esperto in diritto amministrativo perché sappiamo, siamo convinti, che frugando negli atti amministrativi rilasciati dagli uffici regionali e da tutti gli uffici tecnici che hanno provveduto a dare concessioni e altro, e altri permessi, si scopre qualche irregolarità. Abbiamo indotto agli uffici della Regione, per tutti coloro che erano interessati, di sospendere i procedimenti che riguardavano queste pale per autotutela nel giro di 30 giorni. Sono entrati nel panico, ci hanno scritto, ci hanno telefonato chiedendoci cosa volevamo fare, che dovevamo parlare, in ottica di collaborazione dalla Regione, mi hanno chiamato per dirmi che bisognava collaborare su questa cosa qua. Perché dico che adesso vedremo come va avanti, ma è certamente una strada da percorrere in alternativa a processi penali di cui non si vede mai la fine. Perché dico che è una strada? Perché io ricordo che quando è nato il coordinamento dei comitati, o più recentemente, quando è nata la consulta che mette insieme qualche comune e qualche comitato del Emilio Campidano, si disse che le strade da percorrere erano tre. La prima strada è la mobilitazione popolare, quella di cui parlava prima Angelo. La percorriamo da anni con esiti alterni ed è sensato da potenziare. La seconda strada è quella politica ed è la più difficile di tutte perché, come sappiamo benissimo, molte amministrazioni comunali non sono affatto sensibili e non parliamo della scarsa o scarsissima sensibilità della Regione. La terza strada, si disse allora, era quella legale. Beh, io credo e dico che il momento di questa strada è arrivato, ma non da prendere come semplice reazione ai procedimenti iniziati da altri o alle ingiunzioni che subiamo noi. Qui c'è Pietro Dannarboria, che ha fatto lui con il suo comitato il ricorso al Consiglio di Stato, hanno dovuto tirare un sacco di soldi e si sono accorti, felicemente, che con la solidarietà di molta altra gente in Sardegna è persino possibile pagare avvocati e tribunali e arrivare persino al Consiglio di Stato per difenderci.